If you change your mind, take a chance, I'm the first in line. Queste immagini invece si riferiscono alla seconda gara di Raw, quella riservata alla categoria esordienti. Questa volta i ragazzi sono nati nel 1994, quindi sono un po' più grandicelli. In palio il quinto trofeo Agri-Food Abruzzo. I chilometri da percorrere sono 37 e oltre 100 i corridori al via. Grande successo di partecipazione dunque, ad onorare lo sforzo organizzativo della famiglia Bregoli & Company. La velocità è subito elevata, si prova lo sganciamento dal gruppo. L'andamento della gara è la logica conseguenza di quando si vuole fare la corsa dura. Qualche scatto con atleti avvantaggiati di qualche metro, ma subito inseguiti dai colleghi che non ci stanno a lasciar prendere metri di vantaggio, determinando così sostanzialmente una situazione di gruppo compatto. In testa al plotone si alternano i colori di casa con quelle dei vicini veneti, dell'Ausonia Pescantina che spesso nel Bresciano ha raccolto risultati importanti, ma anche altre formazioni si distinguono come la Imbalplast, la Cremonese, l'Isolano, la Torrile, la Polisportiva Marco Ravazio. Passano così i chilometri e gli unici fatti di cronaca è il guasto meccanico occorso a Mattia Frapporti che ha dovuto così rinunciare a confrontarsi con i colleghi extraprovinciali. La velocità sempre molto sostenuta con il gruppo, dicevamo, sempre compatto, permetterà a questi ragazzi, ricordiamo esordienti della classe 94, di percorrere i 37 km in programma in un tempo di 57 minuti, che produrrà una media di 37 km orari. Saranno alla fine solo 62 a disputarsi la volata, in quanto l'alto ritmo ha obbligato i meno preparati all'inevitabile resa. Arriviamo così in zona arrivo, dove i tifosi cominciano a prendere posizione per godersi le battute finali di questa gara. Il solito orecchio è teso per captare le ultime informazioni da radiocorsa, ma sul vialone finale la volata è già lanciata. È un testa a testa tra il veneto Stefano Marchesini e il bresciano Michele Scalvini, che nonostante un grande sprint si deve accontentare della seconda piazza. Ottimo terzo Jakub Marezco. Il vincitore del primo trofeo Agri-Food qua a Montichiari non poteva essere che Stefano Marchesini, a cui la febbre fa bene. Sì, ho passato lunedì e martedì, anche mercoledì con un po' di con la febbre. Oggi pensavo di non farcela, ho risparmiato, cercato di risparmiare al massimo. Poi qua in volata sono riuscito, ho dato il massimo, sono stato fuori quando ho visto che ero davanti. Continuato e fine sono arrivato. E ora l'ordine di arrivo: al decimo posto Simone Consonni in maglia Marcon Ravasio, al nono posto Cristian Baietta della Lugagnano, ottavo posto per Rosario Carubba della VC Isolano, al settimo posto Marco Melzani in maglia Capriano, sesto posto per Manuel Cucciniello della Muggiò, quinto posto per Luca Gamba della Capriano, al quarto posto Alessio Villa della Muggiò, al terzo posto Jakub Marezco del Soprazocco, secondo classificato Michele Scalvini della Sprint Ghedi, primo classificato Stefano Marchesini, Ausonia Pescantina.